cercato di fare di tutto per unire le forze politiche e associazioni e movimenti di questa città che vogliono dare una svolta. Nasce da qui Villaricca 2021, il laboratorio politico presentato ieri in una conferenza stampa online sulla pagina Facebook TG Club Teleclub Italia. I promotori di questo esperimento, che prende vita in vista delle elezioni amministrative che si terranno in città in primavera, hanno spiegato i motivi che hanno portato alla nascita di questa maxi alleanza tra liste civiche e Movimento 5 Stelle, da contrapporre alla coalizione PD guidata dalla sindaca Punzo. Siamo aperti a tutte le persone e le forze politiche del territorio che vogliono confrontarsi e che vogliono dare il proprio contributo a questo nuovo modello di partecipazione. Quello che unisce oggi questi contenitori è una nuova idea di città. Alla conferenza hanno preso parte tutti i rappresentanti delle varie liste. L'obiettivo, spiegano, è di creare un manifesto politico condiviso da tutti e proporsi come novità nel panorama locale. I colleghi stiamo stilando una sorta di manifesto politico che dovrebbe un po' rappresentare lo statuto di questo laboratorio politico. Quindi darsi delle regole, condividere i progetti e poi da lì andare avanti. La particolarità di Villaricca 2021 è sicuramente la presenza del Movimento 5 Stelle. Abbiamo trovato poi, come dire, sul territorio un laboratorio che già esiste, quindi noi avremmo dovuto fare un appello alla cittadinanza e ci siamo resi conto che in realtà già c'era un qualche cosa in essere e quindi abbiamo inteso partecipare per verificare se effettivamente in questa comunione di argomenti, di azioni, di quello che si può fare, si potrà fare, quindi si discuterà di quelle che possono essere azioni per il territorio, se può esserci poi una comunione di intenti. Questo è il motivo per cui il Movimento 5 Stelle aderisce a questo laboratorio, quindi come dire un laboratorio politico, non un'alleanza politica.